Ciao a tutte ragazze, questo vuole essere un video molto breve. Voglio infatti rendervi partecipi di una notizia che ho saputo oggi, questa mattina. Pochi giorni fa infatti ho partecipato a un provino in collaborazione con Donna Moderna per partecipare come modella per una sfilata che si terrà il giorno della festa della donna, quindi l'8 marzo a Milano. Oggi appunto stamattina ho ricevuto la telefonata in cui mi è stato detto che sono stata scelta per sfilare insieme ad altre 29 ragazze che sono state selezionate in tutta Italia. Sono stata molto felice, quindi appunto volevo rendervi partecipe di questa diciamo novità. Sono un pochino emozionata perché era il primo provino in assoluto a cui partecipavo e quindi come potete immaginare questa è la prima sfilata che farò. Sono veramente contenta. Volevo quindi niente, raccontarvi un po' del provino, magari perché potete essere curiose. Io stessa infatti sono sempre stata un po' curiosa dei provini, di quello che ci sta dietro magari a degli eventi di moda, sfilate, backstage, servizi fotografici. E quindi appunto avendo partecipato a questo provino e poi essendo stata scelta, ho pensato di realizzare questo video in cui darvi qualche diciamo, informazione. Diciamo sul provino, su quello che mi è stato chiesto di fare, come si è svolta la mia giornata, come è andata insomma questa cosa. Innanzitutto mi ha convinto a partecipare un mio compagno di università che ha sentito la pubblicità alla radio in cui si diceva che appunto Donna Moderna stava cercando delle ragazze per farle sfilare come modelle per una sfilata appunto. Che è appunto organizzata in collaborazione comunque da Donna Moderna e questo mio compagno di classe che ringrazio tantissimo, ciao Emanuele, ringrazio veramente tanto per aver subito pensato a me, io stesso infatti non avrei mai immaginato che mi chiamassero, che sarei stata scelta, anzi inizialmente non volevo neanche partecipare e poi invece mi ha convinto e gli ho detto partecipo soltanto se mi accompagni tu, quindi siamo andati insieme anche al mio ragazzo e poi si è svolto il provino, siamo arrivati, i provini si svolgevano per quanto riguarda diciamo, questa zona a Milano, 4 giorni, c'erano 4 giornate, io sono andata il terzo di questi 4 giorni, i provini si svolgevano in metropolitana a Milano, in particolare il mio, la fermata Cadorna. È stato allestito un vero e proprio set fotografico, c'erano alcuni fotografi e proprio un set fotografico diciamo professionale. I fotografi diciamo erano molto gentili, il fotografo principale ci hanno dato tutti un numero, poi vabbè ti chiamavano una alla volta, niente, doveva andare vestiti come si voleva. Vi metterò magari, non ho neanche le foto in realtà di quel giorno. Però diciamo sul sito di Donna Moderna hanno pubblicato un video in cui ci sono io come diciamo prima immagine e si vede un pezzo molto breve, però veramente molto breve del mio provino e quindi magari lo metto sotto nel box informazioni, mi riconoscerete subito perché ovviamente avendo i capelli rossi non potete non riconoscermi. E appunto poi il fotografo si faceva andare appunto all'interno di questo set fotografico e mi ha scattato all'incirca 15-20 fotografie, mi diceva di ad esempio di girare, di andare in avanti, di stare ferma, di guardare in basso, il mento in basso, di guardare l'obiettivo, di girarmi, di profilo, eccetera, quindi mi diceva lui diciamo in che posizioni mettermi, oppure mi diceva di muovermi un po' come volevo, di fare qualcosa, appunto di fare delle giravolte. Quindi all'inizio avevo tantissima paura, cioè veramente venendo anche le ragazze prima di me, alcune anche molto
carine a mio parere, quindi ero anche un po' spaventata, ma non tanto per quello, più per il fatto che appunto essendo la prima volta non sapevo assolutamente come fare, vedevo che delle ragazze si vedeva proprio che erano molto più a loro agio rispetto a me in quel genere di situazioni, quindi sapevano già magari come muoversi, sapevano già in che posizioni mettersi davanti al fotografo, eccetera. Io invece, non avendo mai partecipato al comprovino, non avendo mai fatto un book fotografico, non sapevo assolutamente quello che dovevo fare, però poi una volta che mi hanno chiamata, e sono stati veramente anche carini e gentili, mi hanno, insomma, una volta davanti al fotografo, poi mi sono completamente dimenticata di tutte le mie paure, come un po' quando faccio un esame all'università all'inizio, sono tra quelle forse che ha più paura, e poi invece quando sono davanti al professore interrogata mi dimentico completamente di tutte le paure e mi interessa soltanto fare bene quello che sto facendo. Quindi appunto ho fatto queste fotografie, mi sono anche molto divertita mentre le facevo, veramente anche mentre facevo le giravolte, infatti lo stesso fotografo mi ha detto che sembravo una ballerina, forse anche perché ho fatto danza classica, ma proprio perché penso si vedesse che mi stavo divertendo. Poi niente, siamo andati a fare un giro a Milano, eccetera, siamo stati lì, abbiamo mangiato il gelato, ma poi io mi sono completamente dimenticata di questa cosa, cioè per me era già bellissimo aver avuto l'opportunità di partecipare a questo provino, cioè mi sentivo già comunque bene, cioè mi era veramente piaciuto. Poi invece stamattina ho ricevuto questa telefonata, non volevo crederci, anche perché tra l'altro non ci avevo pensato, cioè pensavo magari al provino, quello sì, cioè nel senso pensavo che bello che è stato il mio provino, mi è piaciuto tanto, però non pensavo assolutamente chissà se mi prenderanno, perché davo comunque già per scontato che non sarei stata presa, primo perché comunque non avendo mai partecipato a nessun provino, cioè non è che vai a pensare che il primo provino che fai ti prendono, secondo perché appunto non avendo mai fatto questo genere di cose si vedeva comunque che ero sicuramente inesperta, e terzo perché ci sono tantissime altre ragazze e c'erano tantissime altre ragazze che hanno fatto questa selezione, quindi 500 soltanto a Milano, e quindi era un po', ovviamente, cioè, neanche mi è venuto in mente di pensare che prendessero me. Comunque invece sono stata scelta, quindi tra due giorni ci sarà la sfilata, sono veramente contenta ma molto emozionata, non so ancora che vestito mi faranno mettere, so solo che la sfilata sarà ovviamente aperta al pubblico perché si terrà alla stazione Garibaldi di Milano, perché è un modo che diciamo Donna Moderna ha voluto mettere in atto, diciamo è una campagna che è stata portata avanti dalla Donna Moderna per cercare di avvicinare la moda anche alla gente comune, quindi c'è questa sfilata che è aperta al pubblico e anche tutti i preparativi, questa forse è la cosa più bella, pre-sfilata sono aperti al pubblico, quindi il cosiddetto backstage, quindi tutto il trucco, il parrucco, gli hairstylist, i makeup artist, tutto quello che verrà fatto a noi ragazze, sì, lo dicono a noi modelle, cioè io in realtà non lo sono, poi non so se altre ragazze, probabilmente alcune avranno già fatto comunque cose di questo genere, quindi posso più definirle modelle, io di certo non mi definisco tale, comunque tutti questi preparativi, queste fasi pre-sfilata saranno aperte al pubblico, quindi tutte le persone potranno assistere ai preparativi, e quindi anche questo deve essere molto bello. Infatti avevo già pensato che se non sarei stata presa, ovviamente, di andare a vedere questa sfilata, soprattutto per vedere appunto tutta questa fase pre-sfilata. A me piace molto la moda e quindi ovviamente e il trucco, e quindi ovviamente mi affascinano queste cose, e poi penso un po' a tutte le ragazze a cui piacciono questo genere di cose, piacerebbe comunque assistere a una sfilata e i preparativi per essa.
Quindi niente, qualche informazione diciamo su questo genere di cose, magari come andare vestiti ad un provino. Allora, cercate sempre secondo me di essere voi stesse, di essere comunque non troppo eleganti, ma comunque cercare di mantenere la vostra femminilità e la vostra personalità. Quindi sono andata con un vestitino perché comunque volevo essere femminile, ma anche perché io mi trovo di più a mio agio con i vestitini piuttosto che i pantaloni, quindi ho messo un vestitino, però era un vestitino al tempo molto semplice, un vestitino fatto completamente tutto di lana, non troppo corto, ma comunque con le maniche lunghe e assolutamente non scollato, quindi un vestitino molto semplice ma comunque femminile. E questo mi ha fatto essere sicuramente molto sicura di me. Perché comunque è un vestito che mi piace molto, era un vestito che appunto non aveva scollature o comunque non era troppo importante, assolutamente io lo metto anche per andare in università, e, però comunque allo stesso tempo femminile. Magari ecco, se non siete bravissime ad andare a camminare sui tacchi, non mettete per un provino dei tacchi troppo alti, perché magari se vi fanno fare delle foto, ad esempio alcune ragazze veniva chiesto di saltare, ad esempio per fare delle fotografie, a me è stato chiesto di fare delle giravolte, quindi se avete dei tacchi troppo alti con cui non vi sentite a proprio agio e magari non riuscite bene a camminare, insomma rischiereste di non sentirvi sicure e quindi poi conseguentemente di magari combinare qualche pasticcio. Quindi ho messo degli stivali normalissimi con un tacco basso, diciamo un 4-5 cm, non di più sicuramente. Poi invece per quanto riguarda il make-up, allora, sono praticamente andata là struccata, si può dire, perché non avevo fondotinta, non avevo alcun tipo di correttore, non avevo ombretto sulla palpebra, ho messo soltanto qui tre cose. Ho messo un pochino di matita marrone, ma veramente pochissima, lungo l'attaccatura delle ciglia, senza fare nessun flick alla fine dell'occhio, senza quindi andare oltre la fine naturale del mio occhio, quindi soltanto un pochissimo di matita marrone, tra l'altro veramente leggera, tanto che non ho messo direttamente la matita sull'occhio, ma con il pennellino quello angolato ho preso un pochino di matita e ho colorato un pochino l'attaccatura delle mie ciglia col marrone, quindi era quasi invisibile. Ho messo del mascara nero e un lucida labbra rosa. Basta, cioè proprio nient'altro assolutamente. Avevo i capelli sciolti e niente, veramente molto semplice. Magari realizzerò comunque il tutorial del trucco che avevo al provino. Ho notato, diciamo, ho cercato di vedere, di guardare il look anche delle altre ragazze che erano al provino. C'erano ragazze e donne di tutti i generi. Quindi c'erano ragazze che erano in jeans e scarpe basse, c'erano ragazze che avevano la minigonna, c'erano ragazze che avevano tacchi altissimi, quindi c'erano veramente ragazze di tutti i generi. Per quanto riguarda il make-up, diciamo che il 95% sicuramente aveva su fondotinta e correttore. E diciamo che sì, quasi tutte erano più truccate di me. C'erano anche comunque ragazze molto giovani perché i provini erano aperti anche per le minorenni, ovviamente, sia accompagnate da un genitore oppure con il consenso scritto di essi. E diciamo che magari per le ragazze molto più piccole, diciamo magari 16 anni, erano con meno trucco rispetto alle altre, però comunque anche queste truccate. Sì, cioè non dovete andare là completamente magari senza trucco perché dovete comunque dimostrare di essere sicure di voi, dimostrare la vostra personalità, la vostra femminilità, quindi anch'io avevo poco trucco, comunque ce l'avevo, perché comunque truccarsi significa anche far vedere che si tiene al proprio corpo, quindi che c'è proprio una cura di noi stessi e quindi questo trasmette inevitabilmente all'altro una buona sensazione, anche se i colloqui di lavoro consigliano comunque sempre di andare un pochino truccate, mai in modo esagerato, mai con colori vistosi o con colori troppo forti, però comunque è stata fatta anche una ricerca dalla quale è risultato che le donne anche in carriera sono quelle che diciamo fanno più carriera, le donne che utilizzano il make-up anche per andare a lavorare, che l'hanno utilizzato per i loro
colloqui di lavoro rispetto a quelle che invece non si truccano assolutamente. Quindi cercate, ecco, di utilizzare poco make-up per valorizzare magari le vostre caratteristiche e niente, cercate sempre di essere voi stesse. Magari, ecco, farò un video della sfilata sicuramente, quindi lo metterò su questo canale e soprattutto ci tengo a farvi vedere come verrò truccata e pettinata. Quindi cercherò magari di far girare a qualcuno dei miei amici che viene a vedermi, se si può, il video del momento in cui tutte le ragazze verranno truccate e pettinate e poi il video della sfilata. Con questo vi lascio, vi auguro una bella serata e ci vediamo al prossimo video. Ciao!